Buon pomeriggio a tutti, Riccardo Zago, Investire.biz. In questo video andiamo ad approfondire un articolo che ho fatto con l'indicatore Ichimoku sul cross Euro-Audi. Eccolo qui, ho dato i vari punti di ingresso eccetera, andiamo un po' ad approfondire il tutto, stop, target, time frame e tutto quel che ci va dietro. Bene, partiamo subito, allora prendo il grafico, eccolo qui, trend rialzista partito il 4 di giugno, è arrivato i suoi massimi il 2 di luglio in area 1,5860, da qui il trend si è fermato, non abbiamo più massimi e minimi crescenti, troviamo questa lateralità, questo trading range da 1,5860 a 1,5730, quindi siamo in lateralità. Se scendiamo di time frame e andiamo sul time frame a 4 ore lo possiamo notare ancora meglio. Eccolo qui, vado ad evidenziarlo totalmente, eccoci qui. Bene, quindi io che cosa ho fatto? Su questa supposizione tecnica ho comprato in area 1,5730, ora è vero siamo già un po' più lontani, ma se dovesse tornare sempre in questa zona a mio avviso rimane un'occasione interessante. Torniamo però sul giornaliero e aggiungiamo l'indicatore Ichimoku che sempre mi accompagna nelle mie analisi, proprio perché ci dà delle informazioni molto importanti a colpo d'occhio. Andiamo a zoomare il tutto e che cosa notiamo? Quindi riprendiamo il discorso di prima del trend che è partito il 4 di giugno. Bene, forte impulso rialzista, abbiamo rotto tutte le medie, soprattutto la Kijun, poi ci siamo portati molto vicino alla nuvola che in questi 3 giorni ha funzionato bene da resistenza, sto parlando del 26, 27, 28 giugno, poi ulteriore impulso, siamo andati a rompere la nuvola, da qui è iniziato questo trend laterale, piano piano stiamo scendendo e siamo, come detto, in questo momento in area 1,5730, come sapete la SSB piatta molte volte funziona da supporto, la troviamo in area 1,57 e quindi mi piace molto questa posizione. Con Ichimoku poi possiamo andare a tracciare i nostri obiettivi, il primo in area 1,6, il secondo in area 1,6125, il terzo in area 1,6313 e il quarto in area 1,65,011. Quello che più mi piace comunque, ho impostato qui il target 1,61 e 26 sono i massimi di periodo, i massimi di marzo 2018 ma anche di fine aprile 2018. E che dire, vediamo come andrà. Stop loss, allora per quanto riguarda gli stop loss abbiamo il primo con una chiusura di prezzi di sotto del livello di 1,57, almeno io agirò così, e il secondo una rottura la rottura della linea Kijun che è in questo momento 1,5657, ma a breve si alzerà, perché chi ha fatto il corso sa bene come si muovono le linee. Bene, quindi per ora abbiamo una view rialzista, vedremo come proseguirà il tutto. Io aggiornerò come sempre, farò tutti gli aggiornamenti del caso qui sotto sulla sezione commenti, quindi io vi aspetto su investire.biz. Con questo ho concluso, vi ringrazio, vi saluto e auguro una buona giornata a tutti.